Ciao divaniste, buongiorno, anzi buonasera stavolta perché sono le 8 di sera e non so se si vedrà dal video che la luce è diversa rispetto al solito perché il sole sta tramontando, ma io avevo solo questo momento per poter girare il video e quindi lo faccio adesso sabato sera, prima della pizza di consuetudine sabato sera. Faccio questo piccolo video molto breve su cosa? Sugli attrezzi del mestiere di una brava youtuber. Ecco, allora, io che ho appena iniziato a fare youtuber, che sono la più grande inesperta del mondo, ho ricevuto una richiesta da una di voi che mi chiedeva che tipo di materiali, che telecamera utilizzavo per registrare i video. E quindi ho pensato di rispondere a lei e a tutti gli altri a cui può interessare eventualmente l'argomento su cosa utilizzo. Allora, diciamo che io avevo pensato di iniziare a girare i miei video con il cellulare e quindi mi ero già scaricata dei programmi apposta per fare video sul cellulare. E poi ho visto, insomma, su altri video e anche seguendo un po', che c'era comunque bisogno di avere anche un treppiedi, giustamente per appoggiare il cellulare, avere un po' più di sicurezza e un po' più di base salda. E quindi mi ero comprata un mini treppiede da cellulare, che è questo aggeggio qua, che si chiama Octopus. Octopus perché? Perché ha le tre zampette qua, che non sono rigide, ma sono cioè si possono far assumere tutte le forme che si vuole, quindi per adattarla a qualsiasi supporto. Infatti diceva sulla pubblicità che puoi attaccarlo anche al manubrio della bicicletta, ad esempio se vuoi fare delle riprese in bici, cosa che io non farò. Potrei attaccarlo al barcione del divano, però sarebbe una bella idea. Visto che sono divanista, io lo attacco lì. E quindi questo Octopus lo puoi attaccare anche al mare, dicevano, sulle rocce, visto che insomma non è che la roccia è in piano, puoi andare ad appoggiarlo su altezze diverse. E qui metti il tuo cellulare. Quindi mi ero comprato questo e l'avevo preso su Amazon. E vi dico subito che l'avevo pagato 11 euro. È leggerissimo. E diceva appunto che lo puoi avvolgere le gambe anche attorno a un lampione, non lo so, attorno a un lampione, comunque è applicabile a molti dispositivi e niente, aveva tutte le caratteristiche di un acquisto Amazon, quindi mi è arrivato subitissimo. E inoltre aveva anche un accessorio, e cioè questo, un telecomando, vi faccio vedere, già munito anche di batteria al suo interno, per cui tu puoi scattare delle foto, quindi ti metti lontano, piazzi il tuo treppiede con il telefono e poi con il telecomando puoi schiacciare e farti degli autoscatti, diciamo, anche in lontananza. E quindi questo era un acquisto che secondo me era molto molto carino. Quando però l'ho acquistato, qui a casa mi ha detto: come mai hai comprato questa roba? Visto che non avevo ancora detto che, insomma, che volevo accingermi a girare video. Allora sono stata obbligata a dirlo e allora mi hanno detto: ma noi che siamo una casa così tecnologica, cioè loro, io no, abbiamo già sia una telecamera che un treppiede in casa, aspetta che lo tiro fuori. Davvero? E così mi sono ritrovata ad avere un treppiedi piccolino, che è quello che sto utilizzando adesso, che è sotto la telecamera, che non posso farvi vedere, però sarà alto, ecco, il doppio di questo, un treppiedi alto più o meno così, e sopra c'è la telecamera, quindi io la metto qua davanti al tavolino e sopra ho messo la telecamera che appunto avevamo già in casa, ma che io non avevo mai toccato, ed è questa. Mi ha anche tirato fuori la scatola. È una telecamera JVC HD, molto piccola e compatta, vecchia, perché insomma ha già qualche anno questa telecamera, e era sua e che la utilizzava per lavoro, e quindi adesso la utilizzo io.
Quindi invece di utilizzare l'Octopus e il cellulare, utilizzo questa telecamera JVC, che appunto mi chiedeva una ragazza che tipo di telecamera utilizzavo. È una cosa molto piccolina, cioè le dimensioni della telecamera sono queste, è molto pratica, devo dire. E poi vedo che le immagini vengono molto bene, benché ci sia la mia facciola ripresa, però l'immagine è carina. Ah, sto guardando che si vede anche il ferro da stiro dietro. Eccolo, è lì dietro, perché quello insomma, è il mio lavoro del pomeriggio ed è rimasto lì. E invece adesso poi mi sono preparata, insomma, stavo per uscire, ho detto fammi fare questo video. Quindi telecamera JVC. E poi invece adesso ho fatto un altro acquisto dell'ultima ora, che mi è arrivato in settimana, da eBay. E cioè cosa ho comprato? Ho comprato un fantastico treppiede che è più alto di una stampella. Cioè io adesso sono seduta qua sul divano, mi sembra che questa sia la lunghezza massima ed è un metro e trenta, 1,40 m mi sembra di altezza massima. Poi qui sopra ci si aggancia la telecamera, la si posiziona nell'angolazione che si vuole, ovviamente si apre, ha anche un gancio qua, non so se si vede, ecco, ha un gancio qua sotto dove si possono appendere dei pesi per dare maggiore stabilità, non so se riesce, ecco così forse si vede meglio, per dare maggiore stabilità soprattutto se sei all'esterno e magari su un terreno un po' scivoloso o che comunque se c'è vento, come ad esempio qua da noi che c'è sempre vento, e quindi puoi attaccare un peso e è più stabile, diciamo. A varie lunghezze io l'ho messo adesso alla massima altezza e vorrei provare dalla prossima volta ad utilizzare questo tipo di supporto, anche perché così essendo più alto secondo me non si vede tanto il mio doppiamento. Invece qua prima che era ancora più basso, cioè si vedeva troppo, invece devo fare come la Bellucci quando la inquadrano, sta sempre così non si vede, sembro più magra. E questo è un trucchetto che vorrei utilizzare. Questo l'ho comprato su eBay e vi dico subito, l'ho pagato 12,35 € e più 4 euro di spese di spedizione. E cavalletto, treppiedi, fotocamera, videocamera in alluminio con borsa custodia. Ecco, volevo dirvi che c'era anche la borsa custodia, ve la faccio vedere, che è questa, con la sua bella cerniera, per cui se uno vuole andare anche in giro a fare delle riprese, non credo che io le farò, però non si può mai sapere, comunque se lo può portare dietro, è molto comodo, leggero, ha la bretella, lo metti in spalla e voilà. Quindi questo l'ho preso su eBay e ve l'ho detto, mi è arrivato anche questo molto molto velocemente. Ah, vi dico anche, l'ho comprato da Megastore Italy, quindi in Italia, e con tutte, insomma, con tutte le garanzie di eBay. E basta, questi sono i miei super super attrezzi tecnologici per il momento. Volevo solo farveli vedere e appunto rispondere a questa amica. Poi magari nel tempo, chissà, magari diventerò un po' più tecnica, non so, mi prenderò le luci, ok, non ho idea. Per adesso ho una bella finestra balcone sulla destra e un'altra finestra sulla sinistra, che sono i miei proiettori di luce naturale. E c'ho il mio divano fantastico, bellissimo, dove sempre vi aspetto per fare due chiacchiere così, in tranquillità e in relax più totale. Quindi alla prossima e ciao divaniste, ciao!